L'Inter si è sconfitta da San Siro 2-0 contro il Liverpool. La squadra di Inzaghi gioca una buona partita, ma il Liverpool superiore soprattutto non tanto nel gioco oggi espresso in campo, ma nella qualità dei suoi attaccanti e nella profondità della rosa. Alla fine sbanca San Siro e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale. La prestazione dell'Inter, lo abbiamo detto, non è stata per niente malvagia. La squadra ha giocato, ha avuto occasioni, le ha sprecate ed è stata punita solo nel finale di partita. Top e flop per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Nei top mettiamo subito a Calhanoglu, la sua partita a centrocampo è ottima, colpisce una traversa clamorosa e gioca veramente bene, pochissimi i suoi errori soprattutto in fase di impostazione, bravo anche in fase di interdizione. Ancora bene per quanto riguarda le due corsie esterne, Dumfries e Perisic, anche loro tra i top insieme al turco. Per quanto riguarda invece i flop, da considerare assolutamente Handanovic. Non possiamo considerarlo forse un suo errore personale il gol dell'1-0 del Liverpool. La sensazione però che la reattività del portiere si sia fatta man mano con gli anni meno importante. Forse un portiere più giovane e più reattivo avrebbe potuto parare quel tiro. L'insufficienza arriva anche ai due attaccanti. Se Dzeko però lavora per la squadra e comunque è propositivo, rimane comunque insufficiente. La prestazione, la nota dolente vera di questa partita è Lautaro Martinez. Ancora una partita secco per lui, ancora una partita dove si fa vedere poco e collabora poco con i compagni di squadra nell'impostazione del gioco. Quindi, per quanto riguarda i flop, abbiamo detto, si inserisce Handanovic insieme a Dzeko e Lautaro Martinez. Per quanto riguarda invece i top, Calhanoglu, Dumfries e Perisic.